Chiedo al Consiglio se vogliono integrare il documento primitivo che ha letto la Capogruppo Pettan con il dispositivo di delibera contenuto in quello letto dalla Capogruppo invece. Dopo questa votazione guardiamo il risultato e semmai ne faccio un'altra su uno al più. Quindi, mi sono perso la più grande cosa. A noi fare i corsi perché si deve. Nel deliberato del documento primitivo, intendo. Presidente, allora mi chiede se votiamo a favore della fusione di quei documenti. La fusione sostituendo il deliberato della delibera iniziale, dato che si è parlato che era da parte della democrazia, facciamo la democrazia. No? Se non metto il voto, poi il voto è sovrano. Sì, Presidente. Posso esprimere il mio parere sulla proposta poc'anzi fatta dal Presidente, no? Allora, noi siamo, io rispetto, non condivido, ma rispetto pienamente la posizione che hanno adottato i miei compagni che fanno parte del gruppo di Milano. Però sono due documenti che hanno un'impostazione, una visione completamente diversa. Cioè, da una parte abbiamo un documento, io non ti chiedo niente perché non lo voglio, punto. Dall'altra c'è un ragionamento politico che io rispetto, non condivido, no? Che dice, vabbè, allora guarda, devi fare questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro. Allora, il mio parere è negativo. Se lo fai, non c'è nessun problema. Sono due visioni diverse, cioè da una parte abbiamo un documento che, come ho capito io, dice non è vero fare quello che mi interessa, dall'altro c'è un documento che con una ragione agricola dice se fai il quale cosa fa il progetto. Pertanto non vedo come si possa, se no mi esce un terzo e di stasera non vediamo più niente. Possiamo votare un documento se bocciare la proposta che è arrivata senza votazione non si può se preferite votare i documenti in modo separato senza che vi sia un intreccio o fusione tra di essi allora passo al voto il documento primitivo cioè quello che era l'ordine del giorno del Consiglio Comunale sulle problematiche verso l'alto ad un'altra aperta, quello letto dal gruppo Pettan. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contro? Poi, adesso metto in votazione il documento dal capogruppo inglese, chi è a favore, chi si astiene e chi è contro. Io veramente una cosa ma proprio scandalosa direi. Sì, ma infatti siamo a questo punto, eh? Siamo a questo punto.
può tappare la bocca. Consigliere Curto adesso non può parlare.